Polari attivi. Adesso fallo che così almeno si toglie questa cosa. Ok. Ok, possiamo iniziare? Io? Sì, aspetta un secondo. Adesso devo riabilitare la possibilità. Ok, only host. Ok, adesso dovrebbe essere attivo. Ci sono ancora persone che stanno entrando, però. Aspettiamo un attimo. Beh, io però direi, Fax, Primo. iniziamo? sì, dai, Va incominciamo. bene, ok. Allora, buonasera a tutti, vi porto i saluti e i ringraziamenti di tutto il popolo di Nemozis Magic. Siamo molto felici di vedere che anche questa serata ha suscitato un interesse per tutti voi. E voglio specificare che l'idea di realizzare questo ciclo di eventi nasce da una richiesta che numerosi di voi hanno manifestato al termine dello scorso Winter Camp. Quindi ci siamo messi subito al lavoro e siamo riusciti a convincere numerosi piloti top a parlarci appunto dei loro segreti. Ci tengo a dire una cosa prima di lasciare la parola al nostro amico Emanuele Molinari, che anche in questa occasione ci ha fatto la gentilezza di fare da moderatore. Voglio ringraziare sinceramente Alex Busca per la sua disponibilità e il suo impegno. Non lo dico per convenzione, perché chi mi conosce sa benissimo che questo tipo di fronzoli non fanno parte di me. Lo dico sinceramente. Alex si è impegnato molto per realizzare una serata che sono certo sarà di interesse anche per coloro i quali non volano nella zona valdostana. Prima di incastrarlo con questa cosa qui, non lo conoscevo, o meglio, conoscevo i suoi lunghi voli. E ora posso dire di aver avuto il piacere di parlare prima di tutto con una persona umile. È molto simpatica, in secondo luogo con un vero campione che cercherà veramente di svelarci i suoi segreti. Ora lascio la parola a Emanuele Molinari e lo ringrazio ancora per far parte del popolo di Nemozis Magic. Salve a tutti, però Fax, avevamo detto che avremmo esordito con il Il video, video, quindi prima certo. di prendere la parola lancerai il video. Giaio. E adesso un attimino solo. Allora, Giaio, mentre tu prepari il video, allora dico due cose nel ruolo che mi è stato assegnato di moderatore. Mi sarebbe piaciuto che tu, Fax, avessi illustrato brevemente il programma di queste serate che si protrarranno fino a marzo inoltrato, Grazie. che prendono in esame un po' tutte le zone, o quantomeno le zone più interessanti dell'arco alpino da ovest a est. Ma lascerò a te poi così brevissimamente spiegare il calendario. Mio compito è quello di salutare tutti voi. Siamo in 256, 50, 56 partecipanti e come ebbi a dire nella precedente riunione, è un piccolo record. Secondo me siamo più o meno a un terzo del volo a vela nazionale. Prima di lanciare il video e poi di introdurre Alex, vorrei ricordare uno di noi che purtroppo ci ha lasciato, Gustavo Saurin. Molti di voi penso l'abbiano conosciuto, o quantomeno lo abbiano incrociato nei campi di volo a vela. Io ho iniziato a legare con lui e vi assicuro che era un grandissimo personaggio. Se n'è andato forse, ognuno di noi certo non Sì. vorrebbe mai andarsene, però se n'è andato forse nel modo che tutti noi ci auguriamo, cioè volando. Però il ricordo di Gustavo lo lascerei al suo grande amico Alberto Sirone. Io voglio soltanto ricordare, chiudete Perché in il questo momento sono microfono, arrivato Fax. ostio io. Chiudi il microfono, Fax, per cortesia. Io voglio soltanto ricordare un episodio di Gustavo. Era qualche anno fa, anzi parecchi anni fa, nel corso di una gara a Rieti, è arrivato bassissimo in atterraggio e ha pensato bene di passare sotto i cavi dell'alta tensione.
cosa che credo sia più unica che rara. Non li ha presi, ha fatto una manovra eccezionale, però la scarica elettrica ha colpito una winglet, volava con un LS8. Quando è atterrato l'Aliante era un po' annerito e ha pensato bene di andare a chiedere conforto alla persona più indicata, tra virgolette, che è un altro grande volo velista che oggi non c'è più. E dice, beh, insomma, non c'è problema, basta che lo rattoppi un attimino con lo scotch e domani torni a volare. Questo era Gustavo Saurin. Ma lascia a te, Alberto, il ricordo di Gustavo, che meglio lo conoscevi. Grazie, grazie. Allora saluto tutti. Io cerco adesso magari di condividere. Sono chiaramente un po', come potete immaginare, anche un po' emozionato. Condivido delle foto che ho fatto di Gustavo. Ecco, grazie. Se Giaiotti, se mi puoi togliere se puoi azzittire l'audio dei partecipanti. Ok. Allora, Gustavo, come ha ricordato Emanuele, ci ha lasciato sabato scorso. Io sento un eco in cuffia. Sono solo io che sento? No, anch'io lo sento. No, lo sentiamo tutti. Si sente. Ok, tutti sono muti. Giaiotti. No, Giaiotti non c'è perché è caduto. Ok, adesso è buona, non sento l'eco in cuffia e quindi va bene, grazie. Ci ha lasciato sabato scorso, ha avuto un incidente con il suo idrovolante, probabilmente per un cedimento strutturale in volo, e quindi non ha potuto fare niente. È una persona speciale, naturalmente. Io, come molti di voi, ho avuto la fortuna di conoscerlo e di anche essere suo amico e di averlo come amico. E, evidentemente è un personaggio molto articolato, con tantissime qualità, per cui certamente io in due minuti adesso non è che voglio rappresentare Gustavo, giusto mi aiuto con qualche foto che gli ho fatto e che così mi danno degli spunti e mi auguro anche così possano essere una cosa bella anche per voi per rivivere insieme alcuni tratti di Gustavo. Quindi non vogliono essere appunto, cioè sono foto, come dire, senza pretese, ecco. Un attimo solo che, ecco. Ci siamo conosciuti grazie al volo, grazie all'Aliante. Ci siamo conosciuti, come diceva Emanuele, in occasione appunto delle gare di Rieti. Lui era un personaggio che amava molto il volo, era la sua passione in tutte le sue forme. Una di queste è stata, e per alcuni anni è stata certamente una parte molto importante di Gustavo, quella del volo a vela. E quindi ha fatto gare, ci siamo trovati nei campi. Insomma, questa è stata la passione che ci ha fatto incontrare. Poi lui mi ha trasmesso quella del volo idro, che ha coltivato da quando è arrivato in Italia, dall'Argentina, negli anni Ottanta, con due figli, una moglie e delle pentole nella valigia. E ha cominciato a costruirsi degli areini da solo, a provare anche sul Lago Maggiore di volare con degli accrocchi, con i quali era riuscito veramente anche a volare senza nessuna formazione, era completamente un autodidatta. E insieme con l'idrovolante abbiamo fatto delle belle esperienze, abbiamo fatto anche il giro dell'Italia con l'idrovolante. E queste, qui vedete praticamente a sinistra il Corsario e a destra il Simax, con cui lui mi ha proprio insegnato a manovrare nell'acqua. E abbiamo fatto questi bellissimi viaggi nel Mediterraneo. Io poi dopo ho smesso di volare in idro, lui ha proseguito,
questo è appunto durante questo lungo viaggio, e ha proseguito nella sua passione del volo idro, e qua lo vedete, praticamente volava in qualunque condizione, in qualunque circostanza, qui lo vedete orgoglioso, a ragione, con il Simax schierato insieme alle frecce tricolore. Questo invece è una foto che gli ho fatto quando era in volo sui cieli della Sardegna, e questo devo dire è stato un altro amore, un'altra passione che avevamo in comune, l'amore per la Sardegna. E lui è sempre venuto a trovarmi, tipicamente in autunno, veniva con l'idrovolante a trovarmi in Sardegna, e questa è stata anche così l'occasione per conoscere dei lati diversi, no? Di Gustavo, non so, al di fuori anche magari del volo. Qua lo vedete appunto sul Simax che si lascia scarrocciare dal vento per poter guadagnare lo spazio che gli serviva poi per un decollo. Qui invece in compagnia della sua compagna Silvia, con l'idrovolante attaccato alla barca. E dicevo, un altro aspetto di Gustavo che ho conosciuto in quelle occasioni era quello della sua curiosità verso il mondo, del fatto che molto spesso lui guardava le cose con gli occhi di un bambino, con l'entusiasmo anche di un ragazzino che scopriva le cose nel mondo. Qua sta giocando con un aquilone sulla spiaggia, oppure qua è quando gli ho fatto provare a far sci d'acqua, una cosa che non aveva mai fatto in vita sua, e mi ricordo che era emozionato perché diceva: ma è incredibile, Alberto, io a 65 anni non avrei mai detto che potevo ancora scoprire cose nuove, fare cose nuove, è bellissimo. Cioè sembrava proprio di avere a che fare con un bambino nei suoi momenti di entusiasmo e di eccitazione. E qui lo vedete invece in una delle sue passioni in cucina, in cui gli piaceva fare appunto le crepe al mattino e le faceva saltare. Ecco, in questi momenti di felicità, lui era solito dire, molti di voi lo ricorderanno, nel momento in cui era contento diceva: il mondo è nostro, oppure anche estamos como creemos, erano delle frasi che lui spesso diceva. Oppure anche un'altra cosa che diceva spesso era: posso resistere a tutto, ma non alle tentazioni. Ecco, io penso che sia più corretto declinare questa frase nei confronti di Gustavo come: posso resistere a tutto, ma non alle passioni. Era effettivamente un uomo che ha dedicato tanto alle passioni, e anche non solo in modo egoistico, ma anche coinvolgendo gli altri. Devo dire che il mondo probabilmente è un posto un po' meno originale adesso, senza di lui. È una persona che amava molto la vita, però nello stesso tempo so benissimo che, perché me l'aveva detto, me l'aveva scritto, che nel momento in cui fosse arrivato il suo momento avrebbe voluto andarsene in volo. Ecco, questa è una frase che ha scritto la famiglia nell'annuncio per il funerale che ci sarà sabato. Inizia una nuova avventura. Continuerò a vivere nel ricordo vostro, degli amici e di tutte le persone che ho amato e che mi hanno amato. Qui vedete appunto l'annuncio del funerale che ci sarà sabato. E mi stringo quindi in questo momento anche alla sua meravigliosa famiglia, a due figli, una moglie, una compagna fantastica che lo ha accompagnato in questi ultimi anni in tutte queste sue avventure di volo. E mi stringo anche un pensiero al ragazzo e alla famiglia del ragazzo che era con lui, che ha perso la vita con Gustavo. Ora vorrei chiudere con un brevissimo video che rappresenta un po' un modo in cui a Gustavo piaceva salutare, e quindi lo voglio mettere questo video per in modo tale che da dare la possibilità a Gustavo di darci un saluto. Intanto che attivo il video, vi chiedo di attivare i vostri microfoni
in modo tale che alla fine del video possiamo tutti fare un applauso per Gustavo, per la sua vita piena e bella e per quanto ci ha lasciato, per quanto ci ha regalato. Ecco qua, vedete il Simax in Sardegna. E questo era un po' il suo modo di salutare quando se ne andava. Io ho finito e ringrazio. Grazie Alberto. Gustavo. Alberto, a nome di tutti, se puoi chiudere i microfoni, Alessandro. Un attimo, che devo chiudere anche il tuo. C'è un rumore particolare, terribile. Sì, un attimo, devo fare... Adesso ti faccio rientrare. Ok. Alberto, davvero un grandissimo grazie. Dalla tua emozione si è capita intanto la grande amicizia che avevate, ma soprattutto, come abbiamo cercato di dire, che gran personaggio era Gustavo. Purtroppo, nei tanti anni in cui ho vissuto al volo a vela, di amici ne abbiamo persi tanti. E questo è sempre un grande dispiacere. Però il mondo va avanti e quindi la serata deve proseguire. Prosegue con un video che adesso il nostro Alessandro ci manderà, e dopodiché la parola introdurrò brevemente Alessandro e la parola passerà a lui. Vai Alessandro. Non c'è audio però, Ale? No. No. Quando condividi un video con audio, devi cliccare nelle due checkbox che trovi sotto, scusate, nella finestra di condivisione. Un attimo, riprovo. Si sente? Sì, sì. Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Is there something else you're searching for? I'm falling. In all the good times I find myself longing for change. And in the bad times I fear myself. Tired trying to fill that void, or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling. In all the good times I find myself. Times I fear myself. Oh,
Immagini stupende, bellissime, ma soprattutto anche l'accompagnamento musicale, bravissimo. Alex, tra l'altro i complimenti vengono anche da molti dei nostri partecipanti che stanno chattando, per appunto rappresentarti il loro gradimento. Allora, prima di presentare Alex, vorrei come al solito fare un saluto alle signore presenti. Non sono tante nel nostro mondo, ma più di qualcuna è tra i 333 partecipanti. Ne ricordo soltanto qualcuna, quelle che conosco, da Clara, Margherita, Mariella, eccetera. Un grande saluto a tutte voi. Abbiamo sempre più bisogno di voi, care ragazze, nel nostro meraviglioso sport. Alex Busca. Alex Busca vola presso l'Aeroclub di Aosta, è un grande esperto di voli di distanza. Credo che prima di acquistare l'Aliante di Giorgio Galletto volasse con un LS8, ma non vorrei sbagliare, magari ce lo confermi, Alex. E adesso con il 18 metri gli si sono sicuramente ampliati gli orizzonti che già erano molto 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 estesi. Devo dire che sicuramente nella sua esperienza volovelistica pesa l'attività favorevolmente, l'attività che fa, perché è un elicotterista con tantissime ore di volo e quindi evidentemente conosce molto bene le montagne della Val d'Aosta e non solo. Alex, a te la parola, ora la serata è tutta tua, ci siamo dilungati fin troppo, però era doveroso farlo per Gustavo e quindi buona serata a tutti. Grazie a tutti, grazie soprattutto a Pierre e Emanuele, che sono i promotori di queste bellissime serate che andremo a vedere prossimamente. Abbiamo 6 o 7 serate, credo, che ci faranno conoscere a tutti i trucchi, i segreti dei passaggi dell'arco alpino dalla Valle d'Aosta fino in fondo al Friuli. Quindi grazie mille per questa iniziativa. Condivido lo schermo così possiamo iniziare. Eccoci qua. Allora, io ho pensato di presentare 4 percorsi di entrata in Valle d'Aosta, da est verso ovest, passando appunto dalla Valle di Domodossola che vediamo sotto di noi, per passare nella valle di Macugnaga e arrivare poi attraverso le creste che dal Monte Rosa portano verso sud, arrivare ad entrare nella Valle d'Aosta che vediamo qua in fondo al nostro video. E ho scelto queste strade in base un po' all'altitudine di volo. Ho fatto 4 percorsi da scegliere in base alle condizioni che abbiamo e quindi all'altitudine di volo. Allora, inizio a aprire il primo percorso, vediamo di zoomare un attimino. Ok, arrivando da est si arriva nella valle di Domodossola e fino qui credo che molti volovelisti sono riusciti ad arrivare anche da Bolzano e da più lontano. Chiaramente qui a volte le condizioni per molta nuvolosità nella Valsesia o comunque perché non abbiamo le basi abbastanza alte, si tende sempre un po' a girare e a tornare indietro. Io questa sera appunto volevo farvi vedere alcuni passaggi per riuscire anche magari con la nuvolosità della Valsesia o con le quote non proprio altissime a riuscire a valicare le due creste principali che sono lo spartiacque della Valsesia con la Valle di Macugnaga e lo spartiacque della Valsesia con la Valle di Gressoney, che sono i due passaggi un po' più difficili da effettuare per entrare in Valle d'Aosta. Allora, partiamo con i 3200 metri di quota,
che sono quelli necessari per appunto superare questi colli. Le prime montagne che abbiamo è il Pizzo Albiona, una montagna di 2400 metri dove arrivando da est possiamo appoggiarci per fare le salite e portarci nella zona della Valle Antrona. Qui abbiamo il primo passaggio importante. Nella Valle Antrona è importante fare la quota, quindi arrivare almeno a 3000 metri per poter passare lo spartiacque della Valle Antrona e arrivare in Valle di Macugnaga abbastanza alti, perché la Valle di Macugnaga con le brezze di valle tende a volte nelle sue parti più basse dei costoni a rompere tutta l'attività termica. Quindi questo è il primo passaggio importante, fare quota qui al Pizzo Ciapè 2394, che è una montagna buona che tira tutte le ore, perché ha un costone est, ha un costone sud e ha un costone ovest, quindi è molto buona. Alex, scusa, ti interrompo solo un secondo perché mi avvertono che mi sono dimenticato di dire una cosa importante, e cioè se i partecipanti avessero delle domande da fare, chiedo la cortesia di scriverle nella chat di Zoom, in modo tale che poi gli organizzatori le possano selezionare e proporle ad Alex a conclusione del suo intervento. Chiusa la parentesi, ti ridò la parola. Ok. Punto importante di salita, attraversiamo, arriviamo al Pizzo San Martino e qui le quote iniziano a salire. Abbiamo un 2700 metri, ma comunque passiamo bene la cresta, ci portiamo a cercare le salite al Pizzo di San Martino per poi spostarci sulla cima Battel, che tanti chiamano il Monte Moro, ma il Monte Moro è un po' più dietro verso il Monte Rosa, cima Battel, e qui è il punto fondamentale di salita. Qui dobbiamo arrivare a fare almeno 3200 metri, perché successivamente abbiamo questa cresta molto alta che divide la Valle di Macugnaga dalla Valsesia con due colli. Il primo è il Colle del Turlo, che è un 2700 metri e dobbiamo comunque superarlo dopo il traversone. Dovessimo non avere la quota sufficiente per questo colle qui, abbiamo comunque subito di fianco un colle, il Piccolo Altare, che è un centinaio metri più basso e quindi ci permette di scollinare comunque la cresta e entrare nella Valsesia, ma in una valle laterale alla Valsesia, la Valle di Rima. Quindi qui non siamo ancora nella Valsesia, dovremo superare un altro colle, che è il Colle di Mud, che è un 2300 metri, quindi qui sicuramente dal 2006 al Colle del Piccolo Altare riusciamo a superare il Colle di Mud. E qui ci portiamo nella zona della Valsesia. Un attimo che allungo, ecco. Qui è importantissimo fare la quota al Corno di Mud per superare i colli successivi, che sono il Col Dolen, per entrare definitivamente in Valle d'Aosta. Qui al Corno di Mud servono di nuovo i 3200 metri. Queste sono appunto diciamo le quote necessarie per riuscire a svalicare i colli e poter continuare il volo. Dal Col Dolen poi siamo entrati in Valle d'Aosta e da qui abbiamo già, se superiamo il colle, abbiamo già una planata su Aosta. Se non sui colli diciamo più alti, ce l'abbiamo sicuramente lasciandoci scivolare nella Valle di Gressoney e passando i colli più bassi della Valle di Gressoney, che sono sui 2100. Da qui abbiamo già la planata sull'aeroporto di Aosta. Quindi, dovessimo entrare in Valle di Gressoney e non riusciamo a salire, non dobbiamo sentirci imbottigliati dentro in queste valli che a volte possono essere un po' ripide, sembrano ripide, molto profonde, con questi lati delle montagne molto alte, e quindi fanno un po' paura. Però abbiamo comunque le planate verso Aosta, verso Montalto. Il colle successivo, abbiamo il colle della Bettaforca,
che è di nuovo un 2700 metri, quindi è importante fare quota su questa montagna qua, che è la Punta Telcio, che si trova proprio un po' al centro della valle, dove finisce la Valle di Gressoney. Molto riconoscibile per i suoi paravalanghe e molto buona anche questa, soprattutto nella seconda metà della giornata. Ok, questo qua è un po' il primo percorso con delle quote di 3200 metri sui due punti fondamentali, che sono il primo Macugnaga e il secondo nella Valle di Alagna. Secondo percorso che ho pensato è con una quota inferiore, adesso vado solo a togliere, ecco, quota inferiore e siamo sui 2800 metri. Qua così le quote che io vi do sono sempre quelle fondamentali per il passaggio più difficile. Chiaramente arrivando dalla Val d'Ossola possiamo arrivare anche molto più bassi. Qui si può arrivare tranquillamente dal Togano a Filocresta, portarci qua su Domo Bianca, che comunque è una montagna, Mon Cucco mi sembra che si chiama, di 1900 metri, quindi con 2000 metri possiamo portarci avanti. Chiaramente poi dopo, incontrando le creste, bisogna fare la quota e salire per passare i colli. La quota minima qua siamo sui 2800 metri. Possiamo stare un po' più verso sud rispetto alla Valle di Macugnaga. Abbiamo qua un colle che si chiama il Colle Baranca. È un colle basso, 1800 metri, noi passiamo sicuramente molto più alti e andremo a cercare le salite al Cimone. E qui entriamo di nuovo nella Valsesia. Queste qui sono tutte valli laterali della Valsesia, molto profonde, però comunque sfociano tutte nella valle principale, che è quella che da Alagna porta a Varallo. Poi vediamo la terrabilità dopo. Qui buona montagna per cercare la salita e iniziare il traversone verso la cima Carnera. La cima Carnera, questo è il punto fondamentale per poter passare il Col Valdobbia. Qui dobbiamo per forza fare i 2800 metri. Se non abbiamo i 2800 metri qua, non riusciremo a passare il Col Valdobbia, che è un colle sempre nello spartiacque tra Gressoney e la Valsesia, più a sud rispetto al Col Dolen che vi ho fatto vedere prima, che era un 2007, questo qui è un 2004. Questa cresta che vedete dove passa la linea è molto buona, se ci voliamo sopra di solito porta tutta, quindi col 2008 di qua siamo sicuri di arrivare al colle con la quota necessaria per superarlo. Questo colle qui, come noi lo superiamo, siamo di nuovo in planata su Aosta. Aosta la vedete qua in fondo e qui abbiamo l'aeroporto. Passato il colle, se troviamo le salite subito dopo il colle le possiamo fare, se no volendo possiamo comunque continuare la nostra planata verso il Colle Ranzola, leggermente più a sud, che è un 2100. Quindi passando da questo 2004 continuiamo e passiamo comunque anche l'altro colle, che è un 2100. Da qui entriamo direttamente nella valle principale della Valle d'Aosta. Abbiamo gli appoggi qua sopra l'abitato di Brusson, che sicuramente questa è una montagna molto buona, il Corno Bussola, si sale sicuramente, se no comunque abbiamo sempre la nostra planata sull'aeroporto di Aosta. Ok, questo è il secondo percorso, adesso andiamo a vedere il terzo. Deseleziono i punti, se no c'è un po' di casino. Ok, terzo percorso, ancora un po' più basso, siamo sui 2400 metri. Qui possiamo arrivare invece che dalla Val d'Ossola, possiamo arrivare anche dalle zone
ad esempio, arrivando da Est, si può, nella zona del Tamaro, invece che infilarsi in Val Vigezzo e andare a cercare le valli superiori, si può attraversare il lago, andare verso la direzione di Gravellona-Toce e entrare da qua. E qui le quote sono sicuramente inferiori sia delle montagne che dei colli da passare. La prima montagna che troviamo qua è il Monte Cerano, 1700 metri, un costone buono, esposto a sud, pomeriggio, ma anche al mattino, qui a est è buono. Io passo tante volte al mattino andando verso est e queste montagne qua, su questi costoni est, lavorano tutte bene. Comunque l'appoggio qua c'è, si sale, si continua, si supera la cresta che divide la Valsesia a questo punto dalla valle dei laghi, dalla valle di Domodosso. Qui troviamo altre montagne, la Forcolaccia, 2000 metri, questi costoni, un attimo che giro un po' la mappa, ok. Ecco, questi costoni qua sono tutti abbastanza buoni, ci sono delle creste che da nord vanno verso sud, verso Varallo, questi fili di creste sono tutte molto buone, a volte bisogna uscire un po' sulla cresta verso la valle e poi si trovano delle belle salite. Al pomeriggio lavorano tutte molto bene. Da qui possiamo infilarci direttamente dentro nella Valsesia senza passare dalla pedemontana, ma infilarci nella Valsesia, tenere tutti i costoni esposti a sud fino a questa montagna qua che è il Monte Castello, 1800 metri. Questa anche molto buona, bisogna arrivare un po' altini, non troppo basse, se no la brezza di valle anche qua può spaccare un po' l'attività termica. Se si arriva a livello delle ultime piante qua, comunque la termica lavora molto bene. Alex, mi chiedono, forse è il caso effettivamente di fartela subito questa domanda, quali sono i venti prevalenti? Cioè questi percorsi che ci stai illustrando vanno bene con qualsiasi vento? No, hai capito? Sì, ok. Allora, io qua sto parlando comunque di situazioni di giornate di termica senza venti da nord importanti. Poi può esserci un po' di nord sopra che comunque aiuta a volte l'attività termica, ma non venti importanti che entrano nelle valli, no. Quindi nelle valli ci sarà regime di brezza, sotto, tutte le valli avranno regime di brezza, la valle di Macugnaga, le valli, la Valsesia, tutte le valli della Valsesia e anche le valli di Gressonei e le valli della Valle d'Aosta. Chiaramente al di sopra possiamo avere un po' di vento da nord, comunque venti deboli di 10, 20, di fino a 30 km all'ora. Dopodiché quando iniziano a essere a 40, 50 all'ora, i venti tendono a entrare un po' in queste valli e lì si parla già di un volo diverso, volo comunque misto, termica-vento, con anche qualche rotore in sottovento a rosa, ma quello è un volo già un po' diverso. Io qua sto parlando di giornate di termica con regime di brezza di valle. Monte Castello, quota, e qui è importante fare appunto i nostri 2002-2004, direi, infilarci in questa valle di Rassa fino alla bocchetta del Croso. Alberto, se mi senti, ti ricordi, una volta l'abbiamo fatto insieme questo passaggio qua. Bocchetta di Croso, subito dopo la bocchetta, che è 1950 metri, su questo costoncino troviamo le salite buone e questo ci permette poi di passare il colle della piccola Mologna. Eccolo qua, colle della piccola Mologna, e da qui abbiamo di nuovo l'entrata nella valle di Gressonei. Colle della piccola Mologna, 2200 metri. Entrati nella valle di Gressonei possiamo sempre andare al colle, al col Ranzola, che è quello di 2100, che ci mette poi nella valle principale della Valle d'Aosta. Ecco, questi tre percorsi che vi ho
fatto vedere l'atterrabilità di questi tre percorsi qui. Abbiamo, arrivo un attimo, Masera come primo punto, che conoscete tutti, l'aeroporto di Masera. Finché siamo nei confini della Valle di Macugnaga, se andiamo bassi in Valle di Macugnaga, non riusciamo a uscire da questa cresta qua, dobbiamo tornare indietro, il nostro punto di atterraggio è Masera. La Valle di Macugnaga è una valle abbastanza ripida, va in salita, quindi dovreste anche essere bassi nella testata della valle, siete comunque alti, perché essere lì a 2000 metri vi sentite sicuramente per terra e comunque avete tranquillamente la planata su Domodossola. Gli altri punti che io consiglio sono Varallo, un'aviosuperficie di Varallo. Questa qui ci serve al momento in cui noi svallichiamo la cresta spartiacque tra la valle di Alagna, la Valsesia e la valle di Macugnaga. Come entriamo in tutte queste vallette che vedete qua di fronte, quindi la prima, la seconda di Carcoforo, questa di Rima e la Valsesia principale che fa questa grossa curva a 90 gradi, tutte queste valli qui, comprese le valli dello spartiacque tra Alagna e Gressonei, che scendono verso est, tutte queste vallette qua ci portano a Varallo. Anche qui abbiamo una valle, fino qui non è ripidissima, ma da qui in poi tutte queste valli salgono ripide, quindi di nuovo se siamo in fondo valle bassi, avete sempre la planata per arrivare su Varallo. Varallo è un bel campo, è una superficie di 600 metri, si può probabilmente anche ridecollare, l'alluvione l'ha portata via nell'autunno, in quest'autunno, l'hanno già ripristinata, l'hanno allargata ancora un po' e migliorata, perché hanno tagliato delle piante sulle testate, quindi è meglio di prima. Ok, detto questo, vi farei vedere ancora l'entrata in Valle d'Aosta, diciamo dalla pedemontana. Questa qui non è un'entrata che si utilizza magari per i voli che arrivano da est, però serve a me per tornare a casa tante volte la sera, e comunque potrebbe essere una strada che serve al momento in cui io ho la pedemontana torinese un po' infognata e sto arrivando da est per fare un volo magari verso la Francia. Ci è già successo di arrivare qua su Ivrea, sopra Ivrea, avere le basi sempre più basse verso Torino, magari già con delle degenerazioni, dei cumuli. Allora cosa si fa? Si entra in Valle d'Aosta, si va a prendere la massa d'aria pulita, si fanno di nuovo i 3.500 e si continua verso la Francia. A noi è successo parecchie volte e quindi è una possibilità di allungare il volo verso sud-ovest al momento in cui appunto il torinese non è buono. Allora, qui le quote sono decisamente inferiori. Possiamo con dei 1.800 entrare in Valle d'Aosta. Conoscete tutti la zona del Biellese. Da qui si entra nella valle di Gressonei, cioè verso la valle di Gressonei, su Pont Saint-Martin. Con un 1.800 d'andrate tranquillamente si può andare avanti. Si arriva su questo costone che si chiama il Croix Courma. Qui c'è una dinamica molto bella, 2-3 metri a salire, che ci porta sempre fino a 1.500-1.600, a volte anche 1.800. È riconoscibile perché qui c'è l'inizio della Valle di Gressonei che va verso destra e la valle principale della Valle d'Aosta che va verso sinistra. Qui abbiamo un punto importante subito dopo, che è questo qua. Fatta la salita in dinamica,
perché qui a volte la termica non si organizza, data la brezza di valle che spacca tutto. Bisogna girare dietro questa cresta qua. Qui così si creano delle termiche di sottovento della brezza di valle. Sono un po' rotte, difficili. Abbiamo due paesini che ce le fanno vedere bene. Uno è questo qua e l'altro è questo. E su tutte queste, su tutte e due queste creste qua si forma una termica di sottovento che al pomeriggio lavora bene e ci permette di fare un 2000 metri per poi poter continuare tranquillamente. Scusa Alex, io Eccoci. Ho questo ingrato compito ogni tanto di... tu in questo momento stai illustrando il rientro in Valle d'Aosta, sostanzialmente dalla Pedemontana, se non ho capito male, giusto? Esatto, adesso mi sono perso un attimo, scusate. Ecco, ci non dai le quote della valle per capire un po' anche quanta aria abbiamo sotto? Allora, la valle centrale qui è molto bassa. Qui partiamo dai 250 metri di Borgo Franco, diciamo, andiamo sui 280-300 Pont Saint-Martin, saliamo Châtillon, siamo già sui 400, per arrivare ad Aosta che abbiamo 550 metri. Quindi la valle principale è molto bassa, noi quando siamo a 1500 metri qua abbiamo comunque 1000 metri sotto il sedere. Poi arrivo alla terrabilità di questa entrata qua. Che era l'altra domanda che volevo farti. Ecco. Allora, ritorniamo un attimo alla termicuzza qua. Fatte queste due termiche, che solitamente ci portano a 2000 metri, possiamo girare questo spigolo, entrare nella Val d'Ayas, e qui abbiamo già la possibilità, sempre in termica di sottovento, di fare dei 2500 metri qua alla Becca Chalex, 2005-2007 anche a volte. Quando è buono si fa anche 3000-3200, non c'è nessun problema. E da qua poi chiaramente siamo... Con 2005-2007 siamo tranquillamente con la quota necessaria per andare avanti verso Aosta. Non dovessimo riuscire a salire in queste due termiche un po' difficili, un po' rognose, abbiamo comunque la quota per venire a Montalto. Da Pont Saint-Martin con 1500 metri abbiamo 1200 metri su Montalto e dista, ci saranno un massimo 20 km, potrei anche misurarli, ma quindi non abbiamo nessun problema. Abbiamo la superficie di Montalto d'Ora, 600 metri, ve la faccio vedere tanto per... Eccola qua, questa qui, una bella pista in erba, 600 metri, si può decollare. Da qua si ridecolla. Quindi finché siamo qua nella zona di Pont Saint-Martin, abbiamo tutta la planata per arrivare a Montalto. Dovessimo entrare in Valle d'Aosta e qui le brezze iniziano ad aumentare perché c'è un po' un imbuto, quindi il Venturi qui si fa sentire. Andiamo bassi qui, non prendiamo le due termiche qui, ci spostiamo avanti, siamo bassi qua, abbiamo il nostro fuoricampo di Arnà, che ve lo faccio vedere qui, eccolo qua. E questo è un fuoricampo che io voglio dare a Pier da inserire nei fuoricampo. Noi lo controlliamo e diciamo che l'unico problema è quando c'è la fienagione possono esserci delle rotovalle, però il prato è grandissimo, è lungo più di un chilometro, io vi ho segnato una zona di 300 metri per 60, è facilissima da riconoscere e anche da
diciamo, da prendere la direzione giusta, perché questa strada qui che crea questa U ci dà proprio la direzione di entrata, la strada la possiamo tenere come soglia pista e quindi abbiamo tutti i segnali che ci danno un atterraggio sicuro senza fare danni. Qui abbiamo due file di irrigatori, una qua e una qua, che continuano su tutta la lunghezza del prato e sono a una distanza di 60 metri, una fila dall'altra. Però se voi state in questa U qui, poi faremo bene il disegno con Pierre per indicarla perfettamente, se voi state dentro in questa U qua, siete al centro degli irrigatori. Quindi quello è anche proprio un segnale che vi dà la direzione per non arrivare e poi trovarvi gli irrigatori davanti. Scusa, okay. Alex, ogni tanto intervengo. Volevo rappresentare a tutti che poi tu fornirai, se già non l'hai fatto, a Fassina, che lo metterà a disposizione nel sito di Enemonzo, un file in cui sono presenti l'orografia di cui hai parlato questa sera e le atterrabilità di cui hai parlato questa sera, in modo tale che poi andando a rivedersi la registrazione del tuo intervento sia come dire, ancora più comprensibile a tutti, magari utilizzando CU i tuoi ragionamenti. Confermi, fax, che verrà messo a disposizione questo file? Sì, confermo, verrà messo anche nel sito di Aosta, okay. Quindi sarà direttamente legato a loro. Poi, scusami Alex, qui vedo una domanda, perché forse è il caso di fartela subito, mi chiedono, al Monte Aquila non funziona la dinamica? Non funziona la dinamica perché è tutta di traverso, cioè lì la brezza di valle lavora sul Monte Aquila molto di traverso, e quindi tende a rompere tutto. Funziona un po' in basso, ma veramente in basso. E da lì poi, da quella quota lì, non ci resta che andare nel fuoricampo di Arnà. Te lo fai rivedere il Monte Aquila, scusami. Quindi è proprio lì, dove gira la valle sostanzialmente. Un poco esatto, dove non è alla prima cresta dove gira la valle, ma è la seconda. No? Mm. Qui noi dobbiamo già aver salito le due termiche di sottovento che vi parlavo su questi due spigoli qua che vedete. Qui queste due termiche qui lavorano, queste qua al pomeriggio lavorano molto bene, sono un po' rotte subito, poi sopra si organizzano e ci permettono di uscire dalla brezza di valle. Quindi che quota bisogna avere lì, Alex? Ma qui si può arrivare tranquillamente a questi due paesini con 1.500. Però bisogna salire poi. Poi bisogna salire, chiaramente. Poi bisogna salire perché si potrebbe andare avanti in brezza di valle, però io se uno non conosce proprio bene la Valle d'Aosta, io non lo consiglio, perché poi si può trovare basso nella zona di Châtillon, dove non c'è atterrabilità e tutte queste cose qui. Quindi conviene arrivare qua, salire e poi dopo si può continuare. Quando qui si fa di nuovo 1.800-2.000 possiamo passare la cresta del Monte Aquila e dietro qua abbiamo di nuovo una bella termica di sottovento alla brezza di valle, perché qui la brezza di valle spira così, e questa qui ci porta poi a 2.500. Scusami, con 2.000 non hai la planata assicurata per l'Aquila? Sì. Col 2.000 qua, fatta la termica qua, con 2.000 vai a Aosta tranquillamente in planata. Cosa l'acqua, volevo dire a Aosta, certo. Sì. Vai a Aosta in planata, vai a Montalto, vai dappertutto quando hai rifatto il 2.000 qua. Non c'è nessun problema. Uno non riuscisse a fare il 2.000, che va un po' avanti, perde quota, poi non si fida più di continuare, magari tornare indietro con la brezza di valle controforte e andare a Montalto e un po' tirato, c'è il fuoricampo sotto il sedere, quindi non ci sono problemi. Qui la brezza di valle, tenete conto che a Verres arriva tutti i giorni a 20-25 nodi. Caspita. La brezza di valle. Quindi è quella che rompe tutta l'attività in questi costoni bassi. Alex, dico bene che se tu lì al Monte Aquila non riesci a fare la quota,
se ti porti avanti a nord di San Vincent, su quel, si vede un costone con due fenditure. Ecco, quella lì è ancora dinamica, giusto? No, questa qui non è in dinamica perché anche qui è tutta di traverso. Qui la brezza probabilmente, io non l'abbiamo ancora sperimentata, dovremmo sperimentarla. Io credo che lavora questo costone qua in dinamica, che vi sto facendo vedere adesso con la manina. Però noi non siamo mai venuti dentro qui bassi, perché se non lavora o devi andare giù Arnà, o qui non c'è tanti campi, quindi non ci siamo mai infilati. Bisognerebbe andare con degli alianti motorizzati a vedere qua se lavora da basso. Io credo che la brezza lavora molto bene qui, e qui fa una curva così e fa delle curve la brezza qua. Lavora un pochino qui lavora, e uno non lo direbbe mai che qua lavora, a guardare l'orografia. Eppure qui c'è delle antenne a Salirò, proprio qua, e qui lavora. E poi dopo, dove dicevi te Alberto, su questo costone qui, che sembra bellissimo, esposto diritto, che la brezza lì deve salire per forza, niente da fare. Qui è tutta di traverso, non lavora. Grazie. E un altro posto che lavora un pochino, però ve lo faccio vedere, è qua dove abbiamo i generatori eolici. Qui così li avrete già visti, chi è passato in Valle d'Aosta, ci sono tre generatori eolici molto grandi, aspetta che allontano un pelo, eccoli qua, sono posizionati qui. Qui si può arrivare bassi sotto i generatori a 1300 metri e qui lavora. Qui la brezza lavora, io salgo in dinamica qua, faccio la cima qui, quando ho la cima qui sono tranquillamente su Aosta. Potresti andare dentro anche a 1300 di qui verso Aosta, però sono sempre quelle cose un po' tirate. Alex, scusa, mentre tu parlavi, quando hai detto ma dovremmo sperimentare magari con gli alianti motorizzati, è intervenuto Jean-Marie Clément che dice scordiamoci il motore. Mi piacerebbe capire il senso di questo intervento, perché forse la brezza è talmente forte che una riattaccata non servirebbe, punto di domanda. Ma io dico aliante motorizzato, ma chiaramente si può venire anche con un aereo più che con un aliante motorizzato, perché sicuramente non arrivo qui e tiro fuori un motore, accendo, magari arrivo già col motore acceso, faccio il mio giro, guardo, magari un tipo un Super di Mona, quelle macchine che sono già macchine un po' più aeroplani rispetto ad aglianti a motore, che poi magari ti fa ciuf ciuf e poi non sai più dove andare a atterrare. Però questa zona qua io sono quasi sicuro che la brezza di valle lavora da basso. Abbiamo degli amici aeromodellisti, adesso voglio chiedere a loro di andare qua un giorno con gli aeromodelli e tirare fuori questi aeromodelli, vedere se ci sono le dinamiche anche da basso. Perché se ci sono è meccanica, quella cosa lì è veramente meccanica. Tu vai lì, se sai che ci sono 30 km all'ora di brezza di valle, vai lì e sai che si sale come abbiamo il costone sopra Aosta di Arpuille, dove qui quando ci sono 15 nodi ad Aosta in aeroporto, questo costone è matematico, cioè tutti i santi giorni dell'anno con 15 nodi tu vai lì e sali a 2 metri al secondo di dinamica liscissima, e probabilmente anche questo costone qui fa quel lavoro lì, ma io non lo so, e quindi prendetela proprio così. Scusami, poi quando avrai finito magari diamo la parola, lo dico per Alessandro Giaiotti che fa da regista, a Jean-Marie Clément che vedo che sta intervenendo e forse voleva portare la sua esperienza su questi temi. Va bene, allora può accendere io... no, il microfono eventualmente, non posso abilitarlo io. No, no, ma lasciamo finire Alex prima, era solo per dare uno spunto successivo dopo. Certo. Allora, detto questo, siamo praticamente in Valle d'Aosta. Qui il costone è simile a quello della Valtellina,
abbiamo il costone esposto a sud, ogni punta lavora bene, quindi non sto a soffermarmi più di quello. Magari dopo vediamo gli agganci bassi su Aosta. L'unica cosa è la brezza di valle. La brezza di valle bisogna stare attenti, non abbassarsi sotto a una certa quota, che io dico 1500-1700, perché poi sotto è tutto rotto e non troviamo più da salire in termica se non appoggiandosi in dinamiche sui costoni. Quindi meglio stare poi un po' alti piuttosto che andare dietro nelle montagne dietro, che la brezza lavora meno e comunque è molto facile, molto, non c'è da dire grandi cose. Io adesso passerei un attimino a vedere, cancello tutto qua. Scusa, mentre tu cerchi, io ti faccio io una domanda. Ma perché, Alex, c'è questo timore reverenziale nell'entrare in Val d'Aosta da parte di tutti i piloti che non sono valdostani? Cioè, è così impressionante l'ingresso nella valle? Ma è chiaro, la parte lì della Valsesia e Gressonei sono valli molto ripide, molto strette, che a volte... O hai 3.500, vai su, sei sopra cresta, vai via bene, ma noi in questi anni abbiamo imparato a entrare e uscire anche con le quote che si fanno 2008, noi andiamo e torniamo senza grossi problemi. Chiaramente bisogna conoscere questi passaggi che vi ho fatto vedere oggi. Conoscere i colli, conoscere le vallette da infilarsi, poi si va avanti e indietro abbastanza bene. A volte il problema grosso, credo io, sia anche la nuvolosità che si forma, quindi i cumuli, che qui c'è molta umidità che sale dalla pianura, date le risaie, e sale nella Valsesia, crea molta umidità, crea molte condense, e arrivando da est, magari dal cielo più bello, più pulito, arrivi lì, vedi tutta questa nuvolaglia e dici: ah, cosa vado a infilarmi dentro in quelle nubi che poi non ne vengo più fuori. E quindi si tende a tornare indietro. Però a volte ci si infila sotto i cumuli, poi i cumuli pian piano con le creste salgono, si arriva su Alagna, che invece che essere a 2000 sono magari a 2007, 2008, 3000 e si va avanti. Sono zone che bisogna un pochino sperimentare, secondo me, provarle qualche volta quando non ci sono le giornate fumanti e uno dice: non butto via un volo andare a infilarmi in Valsesia. Però vado dentro a conoscere la Valsesia e la Valle di Gressonei. Quando si conoscono quei quattro passaggi, io credo che non sia un grosso problema, nelle giornate di termica, entrare e uscire dalla Valle d'Aosta. Noi in questi anni abbiamo imparato a farlo, io, Ugo, Giacinto, i piloti che sono su Aosta, siamo obbligati, perché o stiamo dentro lì in quel catino o siamo obbligati a uscire se vogliamo fare qualche bel volo. Certo. Ok, allora, se avete tempo e voglia, guardiamo ancora un secondo le due direzioni verso la Francia e poi io passerei alle domande se ci sono. Ok, siamo in Valle d'Aosta. Qui c'è l'aeroporto. Mi avvicino un po', eccoci qua. Allora, vi faccio vedere prima l'uscita verso la Francia, quella che noi utilizziamo un po' di più d'estate. Perché in estate? Perché uscendo qua dallo spartiacque della Val Grisanche con la Val di Rem, abbiamo una zona di montagne molto alta e andiamo a finire nella famosa Maurienne, dove le montagne continuano a essere molto alte, le valli soprattutto sono molto alte e quindi l'innevamento di queste valli rimane fino a volte a metà giugno, anche a fine giugno troviamo ancora molta neve. E essendoci tutta questa neve qui, la primavera sicuramente non funziona, cioè ci sono alcune giornate che proprio il fondovalle
ci dà qualcosa perché sono puliti, ma poi entrando nella Maurienne, le valli alte della Maurienne verso il colle dell'Iseran o il colle del Carro, è tutto innevato e quindi in termica non si riesce a fare niente. Scusa Alex, allora, sono le valli che portano in Val d'Isère queste? Esatto, la Val Grisange, che è questa qua, scollinata la Val Grisange, siamo nella Val d'Isère, che è questa qua. Questa qui è la Val d'Isère. Allora, partendo da Aosta, ecco, io qui la quota che dico che bisogna fare su queste creste qui, come minimo siamo sui 3.400 metri per poter passare i colli. Si parte da Aosta, Montmarie, zona ottima dove noi sganciamo, saliamo sempre, si va avanti verso la punta Chaligne e qui possiamo fare ancora 3.200 volendo, però poi dopo, andando avanti verso la Becca di Tos, che è proprio lo spartiacque, mi avvicino un po' così lo vedete meglio, ecco qua, la Becca di Tos è questa, è già una montagna da 3.300 metri. Qui è importantissimo come si raggiunge questo spigolo, fermarsi a salire, perché a volte sono stato tentato tante volte di entrare anche dentro in Valle di Rem, tanto dico saliamo più avanti, poi succede che vai fino in fondo alla Valle di Rem, non riesci a salire, sei obbligato a ritornare indietro, a prendere lo spigolo qua per salire. Quindi qui questo è un punto importante, dove bisogna fare la quota, guadagnare le creste, una volta che siamo sui fili di cresta non abbiamo più nessun problema ad andare avanti. Qui si fa 3.300, 3.400 sui fili di cresta, 3.500 anche. Si può andare avanti, si passa la Grand Rousse, che è la più alta che qua dello spartiacque, 3.600 metri di montagna, quindi iniziano ad essere montagne importanti. E da qua si plana verso il colle di Goletta, che è un 3.100 metri. Aspetta che me lo giro bene, eccolo qua, lo avvicino un po', colle di Goletta. Qui bisogna essere sicuri di passare il colle, se no dobbiamo tornare indietro e siamo imbottigliati nella Val di Rem. Per quello che qua bisogna fare prima un bel 3.400 alla Grand Rousse. Comunque questi fili di creste portano, se no Alex, sì? Scusami, ti incalzo, questo è il mio compito. Fai un passaggio, fai soltanto un piccolo passaggio indietro, no? Perché stiamo partendo da Aosta per andare verso la Francia. Ma per chi dovesse venire a volare ad Aosta per la prima volta, quindi mi chiedono ma a che quota si sgancia, dove si sgancia, a che ora si può iniziare il volo per poi intraprendere questi percorsi che tu ci stai illustrando. Proprio un breve flash su queste allora, un breve flash. Abbiamo la zona di Aosta che adesso mi giro se ce la faccio. Eccoci qua, l'aeroporto, lo vediamo qui, questo è l'aeroporto, di solito in condizioni di termica, noi in primavera, maggio, giugno riusciamo a decollare, il più presto che si riesce a decollare sono le 10:30, 11:15. Le quote di sgancio sono alte, quindi a quell'ora lì bisogna andare almeno a 2.200 metri H, quindi meno 500 sono dei 1.700 bisogna fare di traino, 1.700 metri di traino. Le zone di sgancio possono essere o nord del campo, questo costone qui, ma meglio questa zona qua della valle di Saint-Barthélemy, dove è più esposto verso est, quindi lavora un po' prima. Dicevo 1.700 metri di traino, poi se si fa 2.000 metri di traino è meglio. Chiaramente sono dei traini un po' costosi, però a quell'ora lì se non si sgancia alti si va per terra.
Poi verso mezzogiorno già inizia a lavorare un po' di più, quindi si può fare un 1500 H, quindi 1000 metri di traino qui a nord del campo, sempre in termica, condizioni di termica. Quando inizia piano piano la brezzolina, qui abbiamo magari 2-3 nodi di brezza che inizia, nord del campo, questa zona qua, a 1500 metri si può sganciare. Nel pomeriggio si può sganciare anche sempre anche 800, magari 1000, quindi sono sempre 1500, 1300, 1500 nella zona di Blavi. Nella zona di Blavi, e qui abbiamo delle belle salite al pomeriggio, però bisogna già andare verso il dopo luna, perché il sole gira, questo qui è un costone ovest che lavora più tardi. Al mattino si può anche sganciare alla punta Chaligne, anche qui minimo 1700 metri, però più difficile perché il costone è meno ripido e quindi le bolle che salgono si disperdono un po', non si organizzano ancora bene. E questi sono un po' i punti di aggancio in termica. Poi chiaramente col vento cambia tutto, col vento a volte entra dentro qua, dalla Val Pelin entra dentro, si può sganciare a 300 metri qua sul versante sud della valle. Quello ne parliamo dopo, se non ti dispiace, che sì, ho una domanda ad hoc per il vento. Ok, se per i decolli e gli agganci va bene, poi possiamo comunque ritornarci. Allora, io ritorno un attimo di là. Ok, passati questi colli qua, si entra nella Maurienne. Si entra nella Maurienne, qui chiaramente si cerca sempre un po' i fili di cresta, abbiamo questo spartiacque che divide la valle della Maurienne da Val d'Isère. Questo qui è uno spartiacque, diciamo, molto buono, nel senso che c'è dei punti di salita molto forti. Io di solito cerco di tenere sempre i fili di cresta e fare le salite più avanti verso il Grand Roc Noir, che è questo qui, sulla Pointe de Châtelard, no, mi sembra che sì, sia la Pointe de Châtelard si chiama, eccola qua. La Pointe de Châtelard, qui abbiamo delle salite sempre molto forti, qui c'è un anfiteatro roccioso molto ripido. Si va dentro quell'anfiteatro anche sotto cresta, c'è delle dinamiche che ti portano sopra e poi da sopra partono delle belle termiche. Qui 3.400 di nuovo, si va avanti, si lascia il lago del Mont Cenisio sulla sinistra, si passa sopra il piccolo Cenisio, che è questa montagnola qua, a volte dà bene, a volte non dà, dipende dalle brezze di valle. E l'obiettivo è quello di passare il Col de Tache, che è un 2799, 2800 metri. Quindi questo qui è un po' un obiettivo che bisogna tenerne conto quando si è ancora abbastanza lontani qua sulla Pointe de Châtelard. Quindi qui un 3400, 3300, 3400 è meglio farlo. Al mattino la cresta d'appoggio al colle è tutta molto buona, questa qui a volte ci si può appoggiare sopra cresta, è tutta in salita fino al colle, però sono quelle cose che a volte funzionano, a volte no, quindi non deve essere l'abitudine, diciamo. Passato il Col de Tache abbiamo le Guides de Scolette, questa montagna qua molto buona, ci si può girare subito sul suo costone sud e qui c'è delle belle salite. Se no si va comunque avanti, si passa allo Jaffraud. Lo Jaffraud in 2008 è la montagna proprio sopra Bardonecchia, e da qui abbiamo delle belle salite, sia questa cresta prima dello Jaffraud che lo Jaffraud, ci sono sempre delle belle salite. E da qua poi abbiamo già le planate su Briançon, qui abbiamo Briançon, Saint-Crépin, qui abbiamo la cresta del Peyrolles, la valle di Plampiné, e poi qui ormai siamo nella Francia, e credo che chi ha volato
che ha volato in Francia da, sia da Saint-Crépin che da Barcelonnette, che anche più giù da Puy-Masson, queste zone qua, poi le conosca molto bene, perché fino qui si arriva facilmente ogni volo che si fa dalla Francia. Ok, l'atterrabilità per queste valli qui abbiamo, io direi che abbiamo Aosta per la valle di Rem e la Val Grisanche, ritorniamo sempre su Aosta. Come passiamo i colli ed entriamo nella Maurienne, abbiamo l'aeroporto di Sollières, che è qua così. Abbiamo la valle di Modane, giusto? Esatto, nella valle di Modane. Qui ci appoggiamo a Sollières. Come passiamo i colli, siamo comunque sempre in planata su Sollières. Sollières è un campo alto, mille e tre forse, o forse qualcosa di più, adesso di preciso non lo so. È un campo abbastanza alto, un leggera discesa, brezza di valle forte, da Modane che sale. E si può ridecollare, ma non ci sono i traini. Bisogna chiamare i traini da Saint-Crépin. Ok, se invece si passa il colle della Val di Rem e si finisce dentro nella Val d'Isère, che è questa qua che scende verso nord, verso ovest subito, poi un pezzo verso nord e ci porta a Bourg-Saint-Maurice e poi riscende verso sud, valle lunghissima, infinita. Se ci si incastra dentro in questa valle qui, gli atterraggi che abbiamo sono: il primo è proprio qui a Bourg-Saint-Maurice ed è un campo che vi faccio vedere subito. Eccolo qua. Allora, qui abbiamo l'atterraggio dei parapendio con manica vento, però molto sconsigliato perché tutto ha onde, cioè è tutto a gobboni molto alti e si rischia di ridecollare, si posa, poi si ridecolla, si può fare dei danni. Invece il campo che noi abbiamo visto e consigliamo, che è stato aggiunto nel libro dei fuoricampo francesi, è questo campetto qua, che vi faccio vedere adesso con un disegnino. Eccolo qua. Questo qui è un campo piccolo, però è molto liscio, bello. Abbiamo questa strada che ci fa da soglia pista. Noi dobbiamo pensare che quello è il nostro punto di toccata, subito dopo la strada, e abbiamo 200 metri per fermarci. In fondo al campo abbiamo un fossato con un talus alto 1,5 metri, quindi dobbiamo per forza fermarci prima di questo fossato. Però questo è il campo, secondo me, migliore che c'è qui nella zona di Bourg-Saint-Maurice. Sulla guida francese danno un altro campo, che è questo qua, dove io sono atterrato, Landry, ma è veramente brutto. È pieno di pali di ferro, io lo sconsiglio vivamente. Io sono atterrato una volta qua, mi sono fermato, sono sceso dall'Aliante e hanno iniziato a tremarmi le gambe perché c'erano dei ferri a L da 0,5 centimetro di spessore piantati a destra e a sinistra dappertutto. E io non ne ho toccato neanche uno, non so quali sono i colpi di culo. E basta. Quindi io lo sconsiglio vivamente, anche se sui libri degli atterraggi francesi. È meglio attenersi a questo campo qua. Scendendo la valle, se si è ancora a quota, si può scendere la valle. C'è un'altra curva di 90 gradi qui a Moutier e la valle ritorna verso nord-ovest e abbiamo due bei campi all'Abbatie prima di arrivare all'aeroporto di Albertville. Questi sono anche sui libri francesi, molto grossi, due campi da 500 metri che sono attraversati a metà da una strada, quindi c'è 500 metri diciamo a sud, poi la strada e altri 500 metri. Ok, allora l'ultima cosa che vorrei farvi ancora vedere è la strada più primaverile,
che quella che facciamo sovente. Allora vado a cancellare qua per non avere casino. E apriamo questa qua. Eccola qua. Allora, da Aosta di nuovo, andiamo più verso Courmayeur. Andiamo più verso Courmayeur. Io questa qui direi sui 2800 metri si può uscire dalla Valle d'Aosta verso la Francia. Courmayeur, abbiamo la Testa di Liconi, che è un punto importantissimo, una montagna la più buona che abbiamo probabilmente in Valle d'Aosta. Noi diciamo che quando non si sale alla Testa di Liconi è meglio tornare a casa, che tanto non si sale da nessuna parte. È proprio una montagna che divide Courmayeur da Morget, è buona su tutti i versanti, inizia un est, poi il sud e poi l'ovest al pomeriggio. Qui si fa un bel pieno e si può iniziare a planare verso la Tuile, verso il colle del piccolo San Bernardo. Se si ha una buona quota si consiglia di passare sul Mont Valaisan, che è una montagna un po' più alta, un 2891, che è un po' più a ovest, scusate, a est del piccolo San Bernardo, che è questo. Si oltrepassa la frontiera, la linea di frontiera Italia-Francia, e si va a salire su una montagna che si chiama il Bec Rouge, di 2500 metri. Mi avvicino un po' che lo vedete, eccolo qua. E qui è molto buono. Questa montagna qui, anche in primavera presto, ha tutto il versante sud sempre molto pulito dalla neve e ottime termiche. Di qui si fa la quota e si va verso Les Arcs, verso la Plagne. Un'altra montagna buona che andiamo a fare la salita è le Guy Grive. Anche questa, qui vedrete sempre i parapendio che ci sono, che volano qua sul pendio di Les Arcs. E il punto di salita ottimo però è proprio questo qua, le Guy Grive. Qui di nuovo con 2008 si può andare avanti tranquillamente. Si va avanti tranquillamente verso Courchevel, verso Méribel, e qui abbiamo alcune montagne buone, che sono questa qua, il Mont de la Guerre, subito dopo la Plagne. Belle salite, perché anche qui costoni a sud, sempre molto puliti dalla neve in primavera, e quindi l'attività è buona. Alex, io mi fermerei, perché tanto poi sì, di qui in avanti si entra nella zona, diciamo, più ovest della Francia, si può infilarsi nella valle poi che porta a Grenoble, ma di lì in giù è poi terreno più di Jean-Marie che mio, e basta. Allora, intanto ti ringrazio, ma la tua relazione in realtà non è finita, perché ho due succose domande. Però prima di fartele, adesso immagino che Fassina mi licenzierà da questo ingrato compito che ho di fare da moderatore, però io sono convinto che, a parte la tua relazione è stata estremamente precisa e didattica, però sono convinto sempre di più che forse in una visione d'insieme lo strumento di CU potrebbe essere più immediatamente intuitivo, per poi passare a Google Art magari nella presentazione dei fuoricampo o degli agganci sulle vette. Ma questa è una mia personalissima idea, magari vedremo se qualcuno vorrà intervenire sul punto. Le due domande che ti volevo fare sono queste. Allora, la prima, molti sono intervenuti nel dire attenzione ai parchi, perché qui c'è un grosso problema con lo spazio aereo che sovrasta il parco, con anche sanzioni di carattere penale per le eventuali violazioni, e vorrei che tu ce ne parlassi, magari ce lo facessi pure vedere quella che è la zona interdetta. E la seconda domanda riguarda l'onda. Ne avevamo parlato in un precedente incontro che avevamo avuto in preparazione di questo
di questo meeting, e cioè questa la domanda. Molti potrebbe essere di interesse conoscere quelle che sono le condizioni che il tuo aeroclub pratica per chi volesse cimentarsi nel guadagno di quota di 5.000 metri, oppure anche nel tentare di fare qualche bel volo in onda quando vi sono le condizioni. Ti lascio la parola. Ok, allora partiamo col parco. Il Parco Nazionale del Gran Paradiso parte, diciamo, dal centrovalle della Val di Rem, che è quella che vi ho fatto vedere prima. Noi, passando sullo spartiacque, siamo tranquillamente fuori dal parco, quindi lo spartiacque a ovest, che divide Val Grisange, questa qua, da Val di Rem. Ok? Il confine passa proprio il centrovalle della Val di Rem, fino ad uscire nella valle centrale, di qui sale la valle di Cogne, che è questa qua, fino al suo estremo est, per poi scendere in Piemonte, prendere la valle di Ceresole un po' di traverso qua, salire il centro della valle di Ceresole fino alla sua sommità est, e qui rientra in Valle di Ren. Questo qui è il Parco Nazionale del Gran Paradiso ed è vietato il sorvolo. Sulle pubblicazioni aeronautiche c'è scritto il 1500 AGL, ma non è così. La legge nazionale del parco è vietato il sorvolo fino a non so che quota, a non so a che livello. Quindi attenzione, il problema grosso è che sono arrivate delle multe, sono arrivate delle denunce penali che alcuni soci del nostro club hanno preso, e quindi bisogna fare molta attenzione. L'ente parco tende molto a arrabbiarsi con le marche italiane, e se si ha marche tedesche o francesi a volte non mandano le segnalazioni perché non vogliono andare a rompersi le scatole con segnalazioni in Francia piuttosto che chissà dove. Però tante volte ci arrivano in aeroclub le segnalazioni del parco chiedendo se gli alianti con quelle marche lì sono decollati da Aosta. E più delle volte noi le rispondiamo di no, perché è così, perché sono alianti magari che arrivano dalla Svizzera piuttosto che dalla Francia, e finisce tutto lì. Se invece un aliante è dell'aeroclub Valle d'Aosta, sicuramente c'è la multa e c'è il penale per il pilota. Ok, questo per quello che riguarda il parco. Ci sono domande sul parco? Scusami, è una bella limitazione quella del parco, perché sostanzialmente preclude tutta la zona a sud, ovest di Aosta. È una grandissima limitazione per noi, anche perché abbiamo queste due creste qui, che è questa qui è la punta del Gran Paradiso. Queste due creste qui buonissime, che sono forse le più buone del versante sud, dove noi non possiamo volarci. E preclude proprio il passaggio verso la Francia, per uscire dalla Francia anche per venire. È vero che sono abbastanza tollerati, forse perché non li vedono, se si passa sopra cresta magari di 200 metri. Le creste sono altissime qua, avete visto prima, c'è dei 3.500, 3.600, il Gran Paradiso è 4.000 metri, però a volte si passa a 4.500 e non c'è nessun problema, anche noi ci passiamo a 4.500, però non azzardarti andare su questi costoni qui a 3.200, 3.500, perché sicuramente le guardie sono lì in giro nei casotti col binocolo. Ci sarebbe una soluzione, Alex, Marche a bassissimo contrasto, però un avvocato non può dare questo tipo di suggerimenti. Esatto, acetone, come dice un nostro socio. La seconda domanda, che riguarda invece l'onda. Allora, noi abbiamo in Valle d'Aosta, adesso cambio immagine, vi metto una cartina aeronautica, devo interrompere questa, eccola qui, condivido con questa, eccola qua. Allora, abbiamo la possibilità di
non è facilissimo, però si può fare, di fare il guadagno di quota di 5.000 metri senza entrare in spazi aerei dove dobbiamo contattare gli enti di controllo. Questa qui è una carta aeronautica della Valle d'Aosta, abbiamo l'aeroporto qua, zona di Courmayeur, questa qua che vedete. Allora, se voi vedete questo triangolino qua, che c'è qua, col confine francese verde, questo triangolino qui è libero fino a livello 195 in classe Golf. Quindi 195 sono 5.940 metri circa. Quindi con un decollo ad Aosta, con i venti da nord che entrano dalla Valle del Gran San Bernardo, sgancio a 300 metri, che si può anche fare meno, si può fare anche uno sgancio a 200, 250, tanto siamo sopra la pista, noi abbiamo la possibilità di fare il guadagno di quota di 5.000 metri. Noi abbiamo Aosta 550 metri più 300 fa 850. Quando arriviamo a 5.850 dentro questo triangolino qui e siamo in sottovento al Monte Bianco, quindi siamo nell'onda del Monte Bianco, qui tantissime volte facciamo l'onda, abbiamo ancora 100 metri di buono dal 5.850 al 5.940 senza dover contattare nessun ente. Alex, questo... scusami, ma con i venti da nord che entrano dalla valle del Gran San Bernardo, il decollo non diventa problematico, in quanto il vento, mi pare di capire, dovrebbe essere al traverso, o sbaglio? Sì, chiaramente il decollo è un decollo fatto con il vento abbastanza forte, dove noi... e che siamo abituati a queste condizioni, le conosciamo, non abbiamo grossi problemi. Fino a 20 nodi, 18-20 nodi di vento da 290-300 gradi, non abbiamo problemi. Dopodiché inizia a essere impegnativo. Chiaramente per chi viene da fuori, magari non abituato al vento forte, magari qualche volo di ambientamento col vento prima in asse pista, poi pian pianino abituarsi alle turbulenze del vento, perché alla fine si hanno anche delle turbulenze in decollo col traino che un momento va su di 50 metri, poi lo vedi sprofondare giù. Bisogna farci un po' l'abitudine. A livello della sicurezza non ci sono grossi problemi per piloti allenati a volare sulle Alpi in qualsiasi condizione, non ci sono grossi problemi. Chiaramente è un decollo, insomma, da non sottovalutare. Magari è meglio la pista è molto lunga, abbiamo 1500 metri di asfalto, quindi non ci sono grossi problemi. I primi che dicono di no sono i trainatori. A un certo punto i trainatori dicono basta e allora poi si sta per terra. Però finché i trainatori trainano, noi non abbiamo mai avuto problemi a seguirli con l'agliante, a starci dietro, non abbiamo mai avuto problemi. Sarebbe interessante avere delle allerte meteo di onda per potervi venire a trovare, anche se non è poi più di tanto di moda il guadagno di quota dei 5.000 metri, però insomma è sempre una soddisfazione per ogni pilota di vola vela. Ancora un secondo, l'altro triangolino che vedete, questo qua che vi sto segnando, questo è il confine del parco, questo verde, quindi qui non si può venire, e questo triangolino è un'altra zona al di fuori, quindi livello 195, Golf, ed è qui ed è proprio sopra l'aeroporto. Qui a volte si passa in onda direttamente dalla dinamica, quando c'è dentro proprio il vento 290-300, dalle dinamiche di Pila e del Monte Milius. Il Monte Milius è proprio qua così. Dalle dinamiche si fa la dinamica fino in cima alle montagne, poi si va un po' contro vento e si passa direttamente in onda. Quando è così è molto facile, bella, e qui si ha il guadagno di quota dritti sopra l'aeroporto, stando in questo triangolo qua. Nessuno può venire a dirci niente. E voilà. Questo...
Hai concluso, Alex? Ma io direi di sì, se non ci sono domande, magari tolgo la cartina aeronautica, rimettiamo la cartina della Valle d'Aosta. Allora, sono le 10:40, però vedo che ancora sono presenti quasi 300 piloti o comunque simpatizzanti, quindi questo la dice lunga sull'interesse che hai saputo trasmettere nella tua relazione, Alex. Ci hai fatto assolutamente sognare, deve essere fantastico. Noi siamo abituati a delle montagne bellissime, perché le Dolomiti sono sicuramente tra le montagne più belle del mondo, però certamente a quote non così elevate come sono le Alpi della parte ovest. È assolutamente affascinante, ecco, pensare di poter volare in quella parte dell'arco alpino, e tu sei riuscito a trasmetterci grandi emozioni. Peraltro la tua relazione è registrata, per cui chiunque potrà andarsela a scaricare e a studiarsela, che credo che sia assolutamente opportuno un approfondimento. E, non so, Alberto, mi rivolgo ad Alberto in particolare, se vuoi. Dovevamo dare la parola a Jean-Marie. Sì, adesso ci arrivo. Però come, poiché Alberto ha esordito con il ricordo di Gustavo ed è anche lui un grande esperto di voli di lunga distanza e credo che da quelle parti abbia bazzicato sicuramente, vi sarebbe interessato prima o poi di dare la parola a Jean-Marie, avere un suo commento alla relazione di Alex. Dopodiché, se ci sono ancora delle domande, vi invito a chattare in modo tale che le possiamo vedere e quindi passarle ad Alex. Quindi Alberto, lascerei a te un attimo la chiusura, cioè la chiosa, diciamo, alla relazione di Alex. No, io l'ho trovato veramente molto interessante, anche molto valida questa format di rappresentazione delle montagne, dell'orografia, che effettivamente chiaramente non è come volarci sopra, però si avvicina molto di più rispetto appunto a quello che si può vedere su CU, e quindi Alex è stato anche molto bravo a rappresentarci questi diversi percorsi. Io ho molto apprezzato e ringrazio molto. Grazie Alberto. Ottimo, grazie. Allora darei la parola a Jean-Marie, premettendo che Jean-Marie avrà una serata tutta sua insieme a Andrea Ferrero. L'oggetto della sua relazione sarà leggermente diverso. Lui si occuperà dell'ingresso in Francia dalla Val di Susa, se non sbaglio, vero Jean-Marie? Ok, è così. Funziona bene? Mi senti? Sì, ti sentiamo tutti molto bene. Bene, salve a tutti. Salve. Vuoi dirci qualcosa, visto che chattavi, che avevi qualcosina da precisare durante la relazione di Alex? Se mi dai la mano per lo schermo, condividere il mio schermo. Questo lo devi chiedere al nostro regista, che è Giaiotti. Sì, lo può fare. Per farlo devi stampare la condivisione attuale. Sì, deve togliersi. Non ho il permesso di farlo. No, aspetta che lo togliamo. Prova adesso, Jean-Marie. Faccio. Ok. Ok. Eccoci. Ok. Bene. Ecco, ti vediamo. Un attimo solo che mi ci metto. Ok, allora, prima di tutto complimenti per il lavoro di Alex, è fatto molto bene ed è quasi il 100% dei casi. Volevo solo dire un paio di cose. Prima di tutto, quando ci sono 3.000 metri di plafond, il problema non si pone. Il problema è che abbiamo noi dalla Padania, quando il plafond è sui 1.500, insomma, quando siamo in condizioni d'estate, sulle pendici della pedemontana. Ok, vi devo far vedere un paio di cose sull'ingresso in Val d'Aosta.
Chiederei a tutti gli altri di chiudere il microfono. No, non è questo. Però lo vediamo lo schermo, il tuo schermo, sai Jean-Marie. Lo vedete? Sì, lo vediamo, lo vediamo. Perfetto, ok. Dunque, allora, prendo questo, lo metto in nero. Ok. Per un po' di tempo ho volato a Biella per capire l'ingresso in Val d'Aosta verso mezzogiorno o nel primo pomeriggio a bassissima quota. E questo è un esempio tipico che ho recuperato del 2 agosto 2003, però ce ne sono, ecco, Neymar Matanò, così c'è un pensiero per Gustavo, un altro argentino. Ecco, come diceva Alex, il primo appoggio, a parte le termichette piccole, basse, vedi che qui siamo sui 1000, 1000, 1000, 1200, sempre QNH, il primo appoggio è quello di Pont Saint-Martin. E Pont Saint-Martin funziona sempre con la brezza, perché Alex non ha citato una cosa importantissima, che poi è sul mio libro, alla pagina 89. I pendii che girano a sinistra favoriscono la salita, i pendii che girano a destra non favoriscono la salita. Per cui questo di Pont Saint-Martin, come vedete, gira un po' a sinistra e proprio divide il flusso in due e funziona bene. Confermo quello che diceva Alex di questo Monte Aquila, che funziona bene anche sopra vento, non è proprio del termine di sottovento, però qui sono sui 1500-1600, questo è l'ingresso tipico in Valle d'Aosta, a bassa quota, 1500-1600-1700, fino a Saint-Vincent che sta qua. E tutto questo funziona, non ricordatevi che avete lì, in questo caso, 15-20 km all'ora di vento in coda, per cui l'efficienza diventa altissima, e arrivare ad Aosta non c'è nessun problema. Un'altra cosa che volevo dire è che se siete troppo bassi, non bisogna stare sul pendio di Blavi, perché ci sono i pini e gli alberi sono pericolosi, per due motivi. Primo perché, secondo le scoperte del professor Ricci, riducono la velocità, il gradiente di velocità del vento notevolmente, per cui assorbono un sacco di energia per rallentare il vento e il pendio non tira. E poi secondo perché assorbono l'energia termica e la termica si forma appena sopra i pini. Per cui la cosa giusta da fare, e questo Alex l'avrà fatto 50.000 volte, è andare su questo pendio qua, che purtroppo è un pendio che gira a destra e termiche non ne darà, però si può salire qui con la brezza col vento da est, si può salire a 1.800, 2.000, 2.200, ma solo in dinamica. Dopodiché, dopo aver fatto questo lavoro qua, uno lo fa e poi torna lì. E a questo punto si ritrova sopra i pini e può fare quello che vedete qui. Io sono partito da intorno a 1.600-1.800 e poi alla fine siamo arrivati sui 3.600 e lì i problemi non ci sono più. Ok, ricordatevi, pendio che gira a sinistra e appoggiarsi su tutti i costoni senza fermarci, andando piano piano, soprattutto questa valle che gira a sinistra, per cui tutto favorisce la salita dinamica, non termica. Jean-Marie, scusa, prima mentre Alex parlava, ho visto che hai scritto a un certo punto scordiamoci il motore. Ci vuoi spiegare il perché di quel tuo intervento? Perché non si usa il motore se non hai un campo atterrabile molto lungo. Pronto? Chiudete i... Giaio, chiudi il microfono a Gioppo. Ciao Gioppo. Ciao, Ciao Gioppo. Gioppo ci sta seguendo dal Brasile, lo dico per tutti quelli che ci stanno ascoltando. Bene. Va bene, allora, il motore su un aliante motorizzato, il motore serve solo
quando uno si trova su un bel aeroporto a 500 metri di quota, fa la messa in moto, se non parte, fa tutto in tempo a rimetterlo dentro, è a terra e se ne parla, non se ne parla più. Ma fare delle prove così col motore non serve a niente. Almeno di avere uno stem, di mettere in moto il motore sopra un campo atterrabile come quello di Montalto che sta qua, okay? Mette il motore e poi va a cercarsi questo pendio che ho già provato che funziona appena appena, o questo che funziona appena appena. Ma non serve, basta andare direttamente sul Col de Joux e poi fare questa strada qua. E basta. Ottimo, grazie, come sempre molto chiaro. Il motore, scordatevi il motore se avete un motore a scomparsa. Se un motore tipo stem, te lo metti in moto. Se non parte, non parte, però sei sempre un aliante. No, ma certo, è evidente, questa considerazione vale sempre. Pensavo che il tuo intervento fosse mirato ad una qualche motivo particolare diverso. C'è una domanda per Alex da Massimo Roncone e chiede: l'ingresso da Verbière o se un'altra pronuncia, non lo so, non conosco bene il francese, francamente non so neppure dov'è il luogo che viene citato. Alex, ci puoi dire qualcosa al riguardo? Sì, arrivo. Provo a condividere. Devi appropriarti dello schermo. Dovreste lasciarmi lo schermo. Gaio? Ma l'ingresso deve chiudere la condivisione Jean-Marie. Jean-Marie, devi chiudere. Chiudo io. Ecco, adesso è libero. Eccoci qua. L'ingresso da Verbier. Allora, l'ingresso da Verbier per chi percorre la Valle di Sion, il Vallese, arrivando da est, chiaramente si mantiene i costoni nord della valle esposti a sud, fino nella zona di Crans-Montana. Fino qua i costoni lavorano molto bene. Crans-Montana è qua così, eccolo qua. Fino alla cresta dopo, questa cresta qui che non so come si chiama, il Prabè, vabbè. Fino qui lavora tutto molto bene. Poi l'ultima parte della valle di Sion, soprattutto questa zona qua, stando bassi la brezza veramente rompe tutto e si fa veramente fatica a salire. Io di solito cosa faccio? Cerco di fare le massime quote qua, poi mi porto avanti su questa montagna qua che fa un anfiteatro bellissimo, adesso ve lo faccio vedere, fa un anfiteatro bellissimo dove ci sono delle dinamiche da basso che ti portano molto bene fino alla punta di questa montagna, che adesso non so dirvi l'altezza, ma non è altissima. Qui abbiamo il 2000 metri delle piante, sarà un 2000... C'è scritto, se metti la mano sopra, c'è scritto in basso a destra. Dove lo vedi? Su Google Earth c'è scritto in basso a destra dove c'era scritta. 2006? Sarà. Sì, esatto. Confermo. Può essere? Ok, 2006. 2006 non sei altissimo per iniziare il traversone della valle e arrivare su Verbier. Il traversone è lungo. In questo traverso qua bisogna contattare Sion, perché qui abbiamo le salite degli aerei commerciali, quindi Sion sono molto disponibili, non c'è nessun problema. Voi dite che siete dopo Crans-Montana per un attraversamento su Verbier e vi lasciano attraversare, a meno che non hanno lì proprio il decollo immediato, ma io li contatto sempre, sono veramente gentili, non c'è nessun problema. Qui ci si appoggia su questa montagna qua che fa un altro anfiteatro, ci si appoggia qui. A volte si arriva a fil di cresta da quel traversone lì e siamo di nuovo dentro nelle brezze di valle.
Qui bisogna insistere un po', c'è la dinamica, ci porta su, a volte pian piano saliamo quei 200 metri, 300 sopra la cresta e dopodiché bisogna entrare dentro nelle valli per andare a cercare l'attività termica, perché qui in basso è tutto rotto dal vento di valle della Valle di Sion. Io qui entro, se riesco, entro dentro nella Val Ferret Svizzera, che è questa qua, ok? Se no mi appoggio a volte anche su questi costoni qua, che portano al Gran San Bernardo. Mi avvicino un attimo, ecco, qui bisogna entrare dentro le prime valli che vedete qui. E qui, piano piano, dalle brezze di valle, sui fili di cresta, lavorando bene le termicuzze, si riesce ad arrivare poi allo strato superiore, dove ripartono le belle termiche, dove si fa di nuovo dei 3.000-3.500 si può entrare. Però il passaggio proprio difficile è qua. Qua bisogna fare ben quota a Krasmontana, che è l'ultima montagna che lavora veramente bene. Dopo qui non lavora più così bene. E poi fare il traversone in massima efficienza per appoggiarsi qui su Verbier, diciamo a nord-ovest di Verbier, in questa conca rocciosa. Però lì siamo ancora disturbati dalle brezze. E poi infilarsi dentro in queste valli qua. Questa valle qui, la Val Ferret Svizzera, se noi riusciamo ad arrivare qui a filo di cresta sullo spartiacque, adesso mi giro un attimo, vediamo se riesco, ecco, così. Se riusciamo ad arrivare qua, su questo spartiacque qui, dove finiscono i prati, iniziano le prime rocce, siamo abbastanza salvi, perché entrando dentro, man mano che si entra dentro, qui migliora sempre. E qui così, su questa montagna qui, abbiamo sempre delle belle termiche al pomeriggio, questo qua è esposto ovest, belle termiche che ci permettono una bella salita per passare il Col Ferret che avete qua di fronte. Questo è il Col Ferret, che è un colle basso 2004, se non erro, mi sembra di sì, 2005, comunque non è alto, è un colle basso, e questo qua ci permette poi di entrare nella Valle di Courmayeur. Se voi siete qui a 2005, andate in planata su ovest, eh? Cioè non dovreste più trovare niente nella Val Ferret italiana, che è questa, noi le chiamiamo la Val Ferret Svizzera, la Val Ferret italiana. Se non trovate più niente scendendo qua, non salite a Liconi, che è la montagna molto buona che vi ho detto prima su Courmayeur, comunque da 2005 del Col Ferret, voi planate tranquillamente sull'aeroporto di Aosta. E se non passate il colle, girate il carro e planate su Sion. Sion magari è un po' lontano, perché da qui bisogna planare fuori, magari non si passa più questa cresta qui, bisogna scendere un attimo la cresta di Martigny, c'è un fuoricampo qui a Martigny, c'è Bex, però è molto controvento andare a Bex, io credo che girando questa cresta qui, poi qui si riesce a planare bene verso Sion, se no il fuoricampo ve lo faccio vedere se riesco un attimino. Allora, qui c'è Martigny, dovrebbe essere questo qua, ma non ve lo garantisco al 100%, questo campo qua, e questo è un buon campo atterrabile, comunque lo trovate sugli atterraggi, sui fuoricampo svizzeri lo trovate. Grazie Alex, sono le 11 e credo che... È ora di andare a nanna. Molti ci stanno lasciando, devo dire che continuano ad arrivarti complimenti per la tua ottima esposizione. Ci sarebbe un'altra domanda, un po' provocatoria, ma la lascio per quando Jean-Marie farà la sua relazione, e cioè perché i costoni che svoltano a sinistra danno e quelli che girano a destra no. Ma su questo io chiuderei questa bellissima serata. Vorrei fare una mia considerazione,
che è quella che mi pare che questa formula sia davvero molto interessante, molto istruttiva, sia un passaggio, un passo in avanti per il nostro sport, forse uno degli effetti positivi del Covid, perché probabilmente senza questa disgrazia non avremmo imparato ad usare così velocemente questi strumenti, e soprattutto il merito va al nostro Fassina, al club di Ene Monz, a tutti coloro che collaborano con lui per questa, per questo lavoro straordinario che stanno facendo, assolutamente gratuito, ma evidentemente animato da una grandissima passione. Quindi lascerei la chiusura proprio a Fax e do la buonanotte a tutti, in particolare saluto il mio amico Gioppo che, come dicevo, ci sta seguendo, se non sbaglio, dal Brasile. Di solito Gioppo era solito annunciare il suo arrivo nelle gare in questo modo, aveva un aliante con le Marche Eco Eco e in dialetto vicentino faceva ridere tutti, dicevo Eco Eco Rivo, e io vorrei dirgli invece Eco Eco ti aspettiamo di nuovo in Italia, Gioppo, ciao, arrivederci a tutti e buonanotte. Chiudo brevemente, chiaramente ringraziando Alex perché è stata molto efficace come esposizione, e voglio ricordare due cose che mi preme. La prossima serata in programma, giovedì prossimo, ci sarà Giorgio Galletto che ci parlerà della Val Venosta e della Pusteria. Giorgio ha deciso di illustrare un volo che ha fatto, non ho voluto approfondire, chiaramente ho dato carta bianca. E niente, vi aspetto numerosi, e abbiamo aggiunto una serata perché la scorsa settimana ci siamo trovati insieme a Jean-Marie, abbiamo discusso su come impostare la serata insieme a Alex, e poi alla fine abbiamo deciso che Jean-Marie avrebbe dovuto avere una serata a sé. Quindi Jean-Marie è stato calendarizzato per metà di marzo, se non mi ricordo male, comunque aggiorneremo il sito e tutto quanto, e farà una serata con Ferrero, se non sbaglio, e nella quale, correggetemi se sbaglio perché ho preso appunti velocemente l'altra sera, prego, giusto, ok, la intitolerà Dalla Padania alla Francia attraverso la Val di Susa, se non sbaglio, giusto Jean-Marie? Credo che sia giusto. È corretto, sì, è corretto, perfetto. Quindi avremo due visioni sulla Val d'Aosta di due grandi piloti, e questo non mi sembra poco. Niente, vi ringrazio e vi aspetto alla prossima serata che sarà altrettanto interessante. Manu? Alex, fammi dire solo una cosa, siccome sì? Adesso non so se c'è Aldo Cernezzi, però vedo sicuramente la Clara, che sono i nostri due giornali. La Clara fa i reportage ad alle gare e Aldo invece è il giornalista, diciamo, praticamente unico nel nostro, nel mondo del volo a vela. Beh, io credo che sarebbe interessante una recensione di questo grande lavoro che voi state facendo sui giornali, sugli strumenti questi giornalisti stanno utilizzando, perché è davvero veramente molto meritevole. Con questo chiudo, ci vediamo quindi giovedì prossimo e buonanotte a tutti. Puoi chiudere Giaio e arrivederci alla prossima. Notte a tutti, grazie a Alberto per l'aiuto. Ciao ragazzi. Per l'aiuto. Grazie, bravissimi, grazie, grazie. Ciao, grazie. Ciao, ciao. Ciao. Notte a tutti. Notte. Ciao. 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 Ciao Clara, ciao a tutti. Ciao Claretta. Ciao. Ciao. Ciao a tutti. Ciao ragazzi, buonanotte. Ciao Emma, ti ho detto. Ciao a tutti, buonanotte. Ciao, grazie mille. Ciao, buonanotte. Buonanotte a tutti.